Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Gentili telespettatori, buonasera e bentornati a Turnover in diretta. Questa sera, 14ª puntata, a farmi compagnia nel nostro pellegrinaggio per i campi di eccellenza e promozione c'è mister Pasquale Ferraro, ex allenatore dell'Albanova. Con lui parleremo diffusamente soprattutto di eccellenza e poi, per la seconda settimana di seguito, evidentemente Giacomo ha detto e portiamo fortuna, abbiamo con noi in studio Giacomo Siglietti, segretario del Cervinara. Iniziamo subito a parlare di calcio, però iniziamo da ciò che è successo nella giornata di oggi, vale a dire mister Pasquale Iuliano. Stravolgiamo un pochino la scaletta, ma senza nulla togliere a quello che abbiamo programmato. Mister Pasquale Iuliano non è più l'allenatore del Grotta, si è interrotto il rapporto con la squadra del presidente Piccolo, un rapporto che era iniziato all'inizio stagione per cercare una tranquilla salvezza nel primo anno di eccellenza. Poi evidentemente tante cose non sono andate per il verso giusto. Sicuramente allontanare un allenatore di questi periodi, quando la stagione è prossima alla chiusura, il Grotta non ha problemi, anzi a mio parere è una delle squadre, l'ho sempre detto, lo ribadisco anche in questa serata, una delle squadre che gioca forse il calcio più positivo insieme alla Amalfi, certamente è qualcosa di brutto. Farei subito intervenire i nostri ospiti, iniziando da mister Ferraro. Mister Ferraro, lei in passato ha subito l'onda della la stessa cosa di mister Iuliano, vale a dire l'esonero da Grotta. Secondo lei in questa stagione, in questo periodo... Diciamo che tra le mie furono delle dimissioni indotte, perché avevo capito che non c'era più fiducia in me e quindi feci un passo indietro, ma cambia poco. La tua domanda, voglio dire, io sarò forse troppo
troppo di parte, troppo coinvolto emotivamente per la fratellanza che c'è con mister Giuliano. Ci sarebbe proprio da non commentarla, calcisticamente è incommentabile una cosa del genere, però bisogna partire dal presupposto che ogni presidente purtroppo con i suoi soldi e con la sua squadra può fare quello che vuole, perché voglio dire non deve dar conto a nessuno, però così si lede proprio la dignità, la passione di chi fa il calcio, come diciamo, come noi allenatori abbiamo un comune, l'unica cosa credo in comune che abbiamo tra di noi è la passione, perché se andiamo sui campi ci andiamo innanzitutto per la passione. Io credo che il gesto subito da mister Giuliano ha dell'inverosimile. Sono amico del presidente Piccolo e mi meraviglio come una persona come lui abbia potuto, forse condizionato, perché è una scelta, non lo so, se non ha proprio illogica. Quindi sono rimasto esterrefatto, sono amareggiato, perché Pasquale secondo me, se non il miglior allenatore del girone, voglio dire, è uno sicuramente dei migliori tre del girone. Aveva una squadra alla fine, calciatori quelli veri, il Grotta ne aveva 4/5, perché poi quando si analizza una rosa bisogna analizzare anche la struttura di una rosa, ma giocatori veri, quelli veri erano 4-5. A dicembre le altre squadre si sono rafforzate tutte, le dirette concorrenti. Io credo che il Grotta con la perdita di Arzeo si sia indebolito e non rafforzato, quindi forse stava facendo anche di più, come dicevi tu, di quello che era stato programmato. Quindi io credo che una scelta o che non ha niente a che vedere con il calcio, questo è il mio pensiero. E poi ripeto, le cose il presidente avrà avuto le sue ragioni, ma io non riesco proprio a trovarle. Giacomo, secondo te? Ma non vorrei apparire, perché siamo di Cerminale, siamo amici di Pasqualini, è stato un secondo di mister Ferrara, passata della dipendenza della Laudox. Io ci forzo a capire un po' le motivazioni. Se non stavi in linea con i programmi, con gli obiettivi che Grotta sarebbe fissato, vorrei sapere quali sono gli obiettivi del Grotta, perché a questo punto chi subentra al posto di Pasquale deve centrarli. Penso, no? Se l'obiettivo era i playoff. E Pasquale stava facendo benissimo, l'avevamo già parlato l'altra settimana, cioè, non lo so, la rosa era incompleta, quindi voglio dire, cioè, se la motivazione sta negli obiettivi ci può anche stare, però chi subentra oggi ha un fardello grande, deve centrare i playoff, se no. E poi dopo una vittoria e un pareggio ottenuto a San Daniele, che San Daniele l'ultima 7 giornate in casa ha perso solo la semifinale, mi sforzo di capirne, a meno che poi non ci siano ragioni che a noi sconosciute, quindi ovviamente, però se è legato al risultato, penso che Pasqualino sta facendo un ottimo campionato, però non è promossa, e se forse il presidente Picco doveva fare questo gesto, doveva farlo poi nei momenti di crisi del Grotta che ha avuto dopo 3 sconfitte consecutive, e non farlo dopo che noi giro, come diceva Pasqualino, Ferrara a dicembre è l'unica squadra che si è indebolita di quelle che si possono proporre per le playoff, è stata proprio brutta. Bene, iniziamo a parlare adesso di calcio giocato, quello che abbiamo visto nel scorso weekend. Iniziamo proprio da Santa Maria del Cilento Cerminale, c'è stata la vittoria della compagine di mister Messina, ma prima di parlare di questa partita andiamo ad ascoltare i tecnici. Abbiamo vinto a casa della prima della classe, siamo contenti. Credo che abbiamo disputato una partita attenta, caparbia, tenace. E continuiamo con questi benedetti infortuni, perché Liguori mi ha chiesto la sostituzione a 40° del primo tempo. Casale a un quarto d'ora pure ha avuto una distorsione alla caviglia. Purtroppo non ne usciamo assolutamente bene e sani da queste situazioni. Però stiamo dimostrando anche di essere più forti anche di questa avversità. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché veramente la partita l'hanno voluta vincere loro, e gli faccio veramente i complimenti. Mister, l'azione del gol, diciamo che è stato più che, al di là del classico Faricello che ormai non lo scopriamo noi, lo si sa quello che è, però è stata la caparbietà di Damora, un cross al bacio di quelli che effettivamente i sinistri sanno mettere con una certa meticolosità al centro. Sì, prima di iniziare la partita ho detto, ragazzi, io non ve lo dico perché voglio dare il contentino a chi parte dalla panchina, ma le partite non si vincono in 11, le partite si vincono in 20,
e oggi abbiamo dato dimostrazione che chi è entrato dalla panchina ci ha dato veramente una grande mano. Non dimentichiamoci che dalla panchina è partito il capitano, il cuore di questa squadra, che è Francesco Taddeo, che è un ragazzo eccezionale. Ci stava Giovanni D'Amora, ci stavano gente come Trimarco, come il Pino, tutti i ragazzi che veramente durante la settimana sudano e lottano per conquistarsi un posto. Io devo fare delle scelte. D'Amora, entrando dalla panchina, mi ha dimostrato a dire: mister, io nel momento in cui mi chiami ci sono. Ha messo una palla a bacio, un cross bellissimo, abbiamo chiuso la porta in maniera eccellente, complimenti anche a Daniele che ha fatto gol. Paghiamo un pochettino gli errori fatti nel primo tempo, però mi vorrei soffermare sull'arbitraggio, perché è davvero una cosa inconcepibile per una squadra come la nostra, che è al primo posto. Non si possono commettere tanti errori, pregiudicando secondo me il risultato alla fine. Però va bene, ci può stare, siamo sempre primi a 5 punti, diamo troppo le cose per scontate, il calcio è questo, vive di episodi, sono stati bravi loro, ci hanno creduto e hanno vinto immediatamente. Ecco, rispetto alle altre partite dove solitamente la Polisportiva era stata sempre più forte nella ripresa, capace insomma anche di rimontare, di andare in rete, stavolta invece abbiamo visto una squadra meglio nel primo tempo, invece più distratta, stanca insomma nella ripresa. Sì, ma le energie nervose consumate domenica ci hanno un po' pregiudicato, ma io lo sapevo, perché è da martedì che sto dicendo che purtroppo queste sono le partite più difficili ora, perché tutti contro di noi vogliono fare il risultato. L'ha dimostrato il Cervinale, che è una squadra forte, e ci ha messo in difficoltà con la loro fisicità, ma lo sapevamo già purtroppo, e alla fine l'hanno avuto ragione. Siamo tornati in studio dopo aver ascoltato la voce dei due tecnici, iniziamo a parlare del Cervinara, che finalmente si comporta Cervinara, di là degli infortuni come lamenta mister Messina, riesce con un gioco dispendioso ma non disdegnando di giocare a Santa Maria a portare a casa tre punti importantissimi, vitali per, secondo me, per il proseguo del campionato. Giacomo, era la vittoria che serviva per scuotere anche l'ambiente? Settimana. Santa Maria ha vinto solo la Palmese prima di noi, abbiamo avuto una bella vittoria, però questo ci galvanizza, cioè, ci procura autostima, però ovviamente non abbiamo fatto niente ancora, non ci eravamo demoralizzati per la sconfitta di Agri, non ci esaltiamo per questa vittoria, senza nasconderci è una vittoria importante, però serve anche ai ragazzi per dare stimolo, quell'autostima che forse serve ad affrontare le ultime sette gare con lo spirito giusto e poterci entrare i playoff, che sono gli obiettivi di questa società. Io però voglio spezzare una lancia a favore un po' dei ragazzi, perché non è facile adattarsi al campo sintetico, al campo in erba, poi perché noi stiamo perlengrando un po' i campi attorno al Cervinaro, abbiamo fatto, ringraziamo anche l'amministrazione di Santa Maria Viga, nella persona anche di Pasquale Grisci e del responsabile Antonio De Matteo, per averci dato il campo di Santa Maria Viga. Però si vede, come diceva anche Pasquale Ferrara, quando giochiamo su un campo sintetico, abbiamo la possibilità di giocare su un campo per bene, esprimiamo forse i veri valori. Pasquale, tu eri a vedere la gara a Santa Maria, una gara che a mio parere, io ho visto il Santa Maria a Palma, ho rivisto il Santa Maria in casa del Cervinara, primo tempo dicevamo prima un buon Santa Maria, ma in un secondo tempo irriconoscibile. Come può una squadra in una settimana stravolgere le cose positive fatte prima? Premesso che quando la capolista perde in casa bisogna vedere dove iniziano i demeriti del Santa Maria e dove iniziano i meriti del Cervinara, perché Cervinara ha fatto la partita giusta, quella che doveva fare. Però a volte, dopo l'esperienza mi insegna che dopo grandi successi come quello del Santa Maria a Palma, che era considerata un po' la finale del campionato, probabilmente questa vittoria così facile, che sembrava più difficile che è stata facile, probabilmente l'euforia di questa vittoria avrà creato un poco di deconcentrazione, magari pensavano dopo la vittoria di Palma che il tutto fosse in discesa, sarà abbassato il livello di concentrazione, perché veramente era una squadra, era lontana parente di quella che ho visto, che almeno io ho visto giocare a Grotto, ho visto giocare a Palma nelle immagini. Quindi penso e credo che la vittoria di Palma abbia un pochettino distratto
o quantomeno hanno sottovalutato l'avversario, perché primo tempo anche bene, perché comunque in fase di distribuzione muovevano la palla in maniera veloce, gli esterni bene, non benissimo, perché comunque il Cervinaro ha fatto la partita in fase difensiva, anche se insomma, nonostante tutto bisogna fare i complimenti al portiere del Cervinara, perché ha fatto due interventi importanti, parliamo di un 2002, veramente notevoli due interventi, però poi il secondo tempo è calato proprio il sipario per quanto riguarda il Star, si vedeva palesemente che il Cervinara la partita la poteva solo vincere, e poi così è stato, credo una vittoria meritata da parte del Cervinara, che come dicevamo prima, su un campo regolare sicuramente come flusso di gioco, come iniziative di gioco, anche se nel DNA di questa squadra il gioco di rimessa, avendo quei due davanti che sono una spina nel fianco sempre in qualsiasi momento della partita, però ripeto, credo che questo Cervinara con questa convinzione possa dare soddisfazioni, possa centrare tranquillamente l'obiettivo e giocarselo fino alla fine, perché credo che nessun avversario sia superiore al Cervinara di quelli che precedono, perché diciamo a lunghi tratti si equivalgono un po' quei valori, non c'è la corazzata, lo stesso Santa Maria si è dimostrato che è battibile, quindi se vinci con Santa Maria puoi vincere dovunque, quindi il Cervinara ci deve credere, deve giocare queste sette partite come sette finali e poi giocarsi tutte le playoff, che sono convinto che verranno raggiunti. Quanto manca Margiotto al Santa Maria? Sabato si vedeva palesemente la mancanza di un finalizzatore, perché comunque gli esterni D'Angolo e Capozzoli hanno fornito palloni importanti al centro, ma non c'era chi concretizzava, perché Pellegrino è bravo ma non è Margiotta, e comunque Margiotta, parliamo numeri alla mano, se non il migliore è uno dei migliori centravanti, maggiori sicuramente, però sicuramente Franco faceva una domanda ben precisa, io credo che un Margiotta è sempre meglio averlo che non averlo, quindi manca senz'altro. La differenza è che a Palma la partita il Santa Maria non la doveva fare, e quindi andava bene con gli esterni che hanno fatto la differenza. Invece quando giochi in casa contro un Cervinara che comunque ti concede 10 metri di campo in più rispetto alla Palmese, quindi il centravanti serve in quelle partite là. Fuori casa, paradossalmente, quando si gioca più di rimessa, voglio dire, con un Capozzoli così, con un Lander a sinistra che comunque è veloce, è stato favorito anche dal campo concesso, ma quando la devi costruire la partita la devi fare, poi un Margiotta diviene meno, e sabato si vedeva palesemente la mancanza, e il fatto di vedere Landolfi di punta, questo poi enfatizza un pochettino quello che è poi l'assenza di Margiotta. Altra squadra che non sta vivendo un momento molto positivo è la Palmese. La Palmese che dopo la sconfitta con il Santa Maria inciampa di nuovo in quel di Faiano. Però c'è da dire che mentre col Santa Maria era uno scontro al vertice, a Palma effettivamente è arrivata una sconfitta giocando male, veramente molto molto male. E qui c'è da capire perché a dicembre non è stato preso qualche altro giocatore, perché alla fine è una coperta molto corta. Il direttore Stiletti sicuramente ha cercato di fare il meglio, però onestà del vero, la Palmese, a mio parere, già positivo il campionato che sta facendo, perché nessuno si aspettava di vedere la Palmese lassù in classifica, però onestà del vero, oggi lotti per ieri si lottava addirittura per il primo posto, è vero, si è a 5 punti, però ora a mio parere c'è anche il rischio dei playoff, perché le squadre sono là. Ma prima di parlare con i nostri ospiti di Palmese, Faiano Palmese, ascoltiamo cosa ci dice Turco e soprattutto cosa ci dice Mr. Sanchez. Non è stato il solito Faiano, però noi veniamo da, mi devi credere, da un periodo dove ci è andato tutto storto, cioè, e quindi sai, abbiamo pensato di cambiare qualche cosina, perché probabilmente tutta sta voglia di fare calcio, di giocare a calcio, soprattutto poi su questo campo qua, non ci ha portato diciamo benissimo. E poi questa è una squadra che quando riparte ti fa male, c'ha giocatori di qualità, è una squadra che secondo me ha fatto un campionato straordinario fino ad ora, per i mezzi che aveva a disposizione, quindi bravo all'allenatore,
E noi sono d'accordo, noi siamo stati brutti ma vincenti, anche se la nostra prestazione è stata così e così, proprio perché i due attaccanti davanti, soprattutto Coiro, lo stesso Giordano, potevano tenere meglio palla, non siamo riusciti in questo, perché l'obiettivo era quello di superare le prime linee di pressione, tenere palla, di sfruttare la velocità anche degli esterni come Ruggiero, e tu spesso l'hai visto fare delle cose pregevoli in questo campionato, Vittorio che ha qualità a sinistra, e con Giulio che tra le linee poteva fare quello poi che ha fatto. Abbiamo rinunciato a un giocatore che per noi è importantissimo come Rapolo, però anche perché lui quasi tutta la settimana ha avuto dei problemi alla schiena, e quindi è un giocatore che ci ha dato finora tantissimo, ha giocato tutte le partite finora, quindi questo problemino fisico l'ha un po' fermato, tra virgolette. Noi ne avevamo bisogno, venivamo da questo periodo, battere una delle squadre più forti del campionato è motivo di orgoglio. L'episodio, sapevamo che di venire qua e subire un episodio sul rinvio del portiere, dove dovevamo fare un'uscita migliore a livello difensivo, ma io sto qua soprattutto per metterci la faccia, perché credo che in questo momento bisogna un po' riflettere a livello generale. Noi abbiamo dato tutti tanto, però quello che hai dato in passato serve a poco, e forse abbiamo avuto una classifica anche oltre le aspettative, però adesso è... Non mi è piaciuta la squadra a livello mentale, perché ci sta a perdere determinate partite, questo è un campionato equilibrato. Quello che a me non piace è a livello mentale, dico la verità. Mi assumo completamente tutte le responsabilità, guarda, perché in questo momento veramente non so nemmeno di avere la forza per andare avanti, lo dico per il rispetto di tutti, per il rispetto dei miei tifosi, per il rispetto della mia società, del mio presidente. Ho visto una squadra molto demotivata, ed essendo che sto abituato a metterci la faccia sempre, e ce la metterò anche in questo momento, mi assumo io tutte le colpe, vedo una squadra in calo ed è giusto che io ci metto la faccia e stare davanti a tutti. Tornati in studio dopo aver ascoltato mister Sanchez, una dichiarazione importante quella di mister Sanchez, con i nostri ospiti andiamo un pochino a tracciare, perché mister Sanchez, dopo il bellissimo girone d'andata con la Palmese, l'ho detto prima, la Palmese è una squadra che il direttore Stiletti stava cercando di fare in un certo modo, poi non sono arrivati gli acquisti che servivano per fare il definitivo lancio e ci si è dovuti accontentare. Pasquale, però è una Palmese che obiettivamente, anche purtroppo ci sono degli infortuni importanti, vedi Mascolo, sta soffrendo troppo, una squadra che anche per errori singoli a volte soffre, vedi l'errore del portiere contro la partita in casa, vedi il Santa Maria che vince in casa della Palmese, dove c'era un rigore, e lo ribadiamo a caratteri cubitali, a nostro parere un rigore sacrosanto per la Palmese non concesso. Però al di là degli episodi è una Palmese che non è riconoscibile e riconducibile alla Palmese del girone d'andata. Sicuramente l'episodio dell'infortunio del portiere, bisogna chiamarlo così perché non si spiega altrimenti, quella era una partita sotto gestione totale, 2-0, 2-2, probabilmente ha inciso più sulla testa di questa squadra, perché è un poco strano come questo cambiamento di rotta repentino. Una squadra brillante che giocava bene, quantomeno cercava di proporre qualcosa, poi tutto ad un tratto si è spento proprio l'interruttore, perché hanno fatto due pessime gare, le ultime due, e poi l'infortunio di Mascolo ha fatto il resto, perché diciamo che era un giocatore trascinante di questa, calciatore che faceva veramente, era un trascinatore, però ripeto, la Palmese sta facendo comunque un grosso campionato, secondo me qualcosina, se proprio ce lo devono rimproverare, sta nel mercato di dicembre, perché tu non so se è finita campione d'inverno oppure qualche punto dietro, non lo so precisamente se era prima o seconda, ma
comunque si stava lì, e a quel punto lì una piazza come Palma Campania, un presidente importante come l'avvocato Ciccone, stranamente non si sono regalati il botto di mercato, perché veramente era proprio il caso di fare un acquisto, l'acquisto che facesse fare il passo, proprio il cambio di passo, invece non c'è stato, quindi probabilmente sta pagando anche questo, perché comunque i gol di Mascolo stanno venendo meno, la vivacità di Mascolo si vede, si nota l'assenza della vivacità di Mascolo, quindi secondo me è il momento che devono resettare e fare sì che queste 7 partite diventano tutte battaglie da vincere assolutamente, altrimenti poi si fa dura anche per gli eventuali playoff. Giacomo, la vittoria del DS Stiletti e la vittoria della dirigenza, e soprattutto nel fatto di aver portato 1500 persone allo stadio, cosa che non si vedeva dai tempi, non dico della C, ma i tempi della D a certi livelli. Quindi diciamo che da questo punto di vista Palma, se c'entra l'obiettivo playoff, ha vinto un campionato, perché erano anni ormai che non si vedeva Palmese a certi livelli. Sì, all'inizio non era considerato, però ovviamente il giorno d'andata l'ha raffigurato come uno delle pretendenti alla vittoria finale, però Palma ha sempre fatto calcio, io ricordo, lo andavo a vedere quando aveva Gennaro Astarito come punta, quindi voglio dire, ha sempre fatto un calcio maggiore, quindi alla fine si raggiungono i playoff, è sempre una brutta carta da pelare andare a giocare a Palma, voglio dire, se rimane così la classifica. Però hanno perso un'occasione, perché anche quella di domenica, perché poi domenica vanno a fare anche visita alla Fraterna, che vista la situazione della Beppe Pagliese, la si pone come una capace di poter centrare i play-out, quindi avrà una brutta carta da pelare anche lì. Come diceva il mister Ferraro, forse è nel morale che hanno perso qualcosa dopo la sconfitta con la Santa Maria, perché ieri poteva essere una partita a loro portata, però ovviamente è difficile anche giocare a Faiano contro il mister Turco, però se comincia a perdere qualche colpo è logico che alla fine non riesce a centrare l'obiettivo prefissato. Pasquale, le parole di mister Sanchez che abbiamo ascoltato prima sono, secondo te, che sei allenatore, sono frutto di un esame interno o frutto o si cerca di dare una scossa? Ma secondo me lui ha voluto lanciare un allarme e nello stesso tempo capire se c'era ancora fiducia nei suoi riguardi, perché nel momento in cui un allenatore dice credo sia il momento di fare un passo indietro, si aspetta che la società dice mister stai calmo, continua il tuo lavoro e quindi ricominciare, quindi probabilmente lui ha lanciato un allarme, ha messo in discussione la sua, insomma, il suo operato, però allo stesso tempo credo che siccome non si è saputo niente, credo che la società lo abbia tranquillizzato, abbia riposto in lui la fiducia che merita, perché voglio dire, un allenatore che sta facendo un grosso campionato merita solo complimenti, quindi giusto che la società continui con lui, ripeto, probabilmente ha voluto scuotere un pochettino e lo spogliatoio e la società. Io credo che il 90% degli allenatori siano legati ai risultati. Se era permesso in un Pedregale con 2 partite in casa ne ha fatto 1, quindi forse queste in questo momento il problema, penso. Sì, sicuramente i risultati sono, non, adesso è passata anche di moda questa cosa che gli allenatori sono legati ai risultati, adesso i fattori sono tanti, però nel caso specifico della Palmese sicuramente è una Palmese diversa, quindi lui ha il termometro dello spogliatoio, lui ha il polso della situazione, e se ha detto certe cose perché evidentemente sente anche lui un pochettino la terra insomma tremare. Sì. Chiudiamo il capitolo sulla Palmese con una domanda che è la stessa domanda che andrebbe fatta per il Cervinara. La Palmese ha giocato bene quando ha giocato sul sintetico, è tornata a Palma su un campo che è gibboso come quello di Cervinara, quindi non al meglio della condizione, sta soffrendo. Alla fine può essere questa una parziale scusante? Sì, perché loro giocavano qualche partita, non giocavano sul sintetico a Bruciano, quindi anche loro, perché avevano anche la velocità di Ciccone che faceva male sul sintetico, voglio dire, io ho visto un paio di partite lì, era tremendo. Ma io penso che loro hanno questo problema, perché anche con l'amministrazione hanno avuto un po' un diverbio, e qui noi il problema è che abbiamo solo questo. Loro invece hanno la possibilità di scegliere, però alla fine
non deve essere un alibi, penso. Chi ha un programma deve rispettarlo, penso che non deve essere un alibi. Amalfi Alfaterna finisce 2-0, l'Amalfi vince la sua prima gara interna, ne ha due di fila, ospita la Virtus Avellino sabato prossimo. Pasquale, l'Amalfi, nonostante gli infortuni, nonostante infortuni di un certo livello, di un certo spessore, ha una rosa anche con dei giocatori semi sconosciuti, però giocatori che sanno il fatto loro perché provengono dal vivaio, fanno parte di un progetto. L'Amalfi quatta si è posta in terza posizione e attenzione, perché potrebbe essere la classica mina vacante di fine stagione, perché la preparazione atletica è di quelle eccellenti. Allenatore sa il fatto suo, la rosa l'ho appena detto, può essere una delle squadre rivelazione fino alla fine. Ha previsto che forse rivelazione poteva definirsi l'anno scorso e fino a poco tempo fa, perché ormai la Amalfi ha dimostrato a chiare lettere che è una realtà importante del calcio campano, perché quando si va in finale di Coppa Italia è perché si è raggiunta una certa maturità. Secondo me è la più bella realtà di questo, ma forse anche dei due gironi, come non come collettivo, come importanza di organico, parlo della più bella realtà come serietà di progetto, perché è dall'anno scorso che hanno improntato su un modulo, su una rosa, su un allenatore, su un modo di fare calcio, e sono 18 mesi che sono coerenti con quello che si sono prefissati prima di iniziare il campionato. Quindi io credo che va soltanto elogiato il Costa d'Amalfi, perché ripeto, è una società seria che sta facendo il calcio in maniera veramente encomiabile, quindi parliamo di una realtà che non è più una sorpresa. Per quanto riguarda poi la posizione di fine campionato, io credo che in questo momento, almeno a quanto riguarda il morale, è quella favorita per il secondo posto, perché lei viene da una striscia positiva, la Palmese è in fase, insomma, di crisi, quindi credo che in questo momento il Costa d'Amalfi possa credere tranquillamente nel secondo posto, e credo che ci possa anche riuscire, perché ha tutto quello che dicevamo prima, un'organizzazione, alla società, la condizione atletica, condizione tattica, cioè tutti i presupposti per fare bene. E il peccato vero è che sono stati punti, il girone di andata il Costa d'Amalfi ha perso punti tra virgolette stupidi, se andiamo ad analizzare un pochettino, a volte partite già vinte le ha pareggiate, alcune volte ha sbagliato partite e subito è stato punito, e quindi voglio dire, non ha avuto niente dalla fortuna, però il Costa d'Amalfi ha perso qualche punto pesante il girone di andata, altrimenti credo potesse giocarsi il campionato fino alla fine. Bene, andando avanti parliamo dell'altra squadra, l'Angri che è risuscitata col Cervinara, e dal Cervinara in poi sta inalando una serie di risultati positivi. Ultimo ieri con il Castel San Giorgio ha fermato la squadra di mister Ciro De Cesare, che è una delle pretendenti a un posto nei playoff. Giacomo, sembra che il Cervinara, ma al di là dello scherzo Cervinara che ha risvegliato l'Angri, lì è Criscuolo che ha risvegliato l'ambiente, perché sa il fatto suo, è un ex difensore, quindi sa dove prendere il punto e dove cercare e osare. Cioè, Angri è una sua creatura, voglio dire, ma l'Angri ha fatto anche un mercato importante a dicembre, e se riesce a raggiungere la salvezza diretta, non dico che è un miracolo, ma è un obiettivo che si è prefissato. Aveva Maurizio Coppolo come allenatore, non era uno stupido, voglio dire. Alla fine la società è presente, ha una bellissima struttura, ma se fatte, se vai a giocare un playoff all'Angri, sono solci verdi per tutti, voglio dire, no? È una società antica, quindi voglio dire, ha tutti i presupposti per centrare quello che sia l'obiettivo della salvezza. Bene, andando avanti, Virtus Avellino Ariano che in due partite ha racimolato un solo punto, addirittura in doppio vantaggio si è fatta rimontare, e domenica aspetta la Scafatese. Pasquale, la Virtus Avellino è in fase positiva da 7 gare, è vero che non sono tutte, sono state tutte vittorie, ma tanti pareggi, però è una squadra che sta raggiungendo il suo obiettivo. Alla data di dicembre si era prevista la salvezza, 4-4 ci sta arrivando. No,
La Virtus, per il materiale che ha, sta facendo anche tanto, perché voglio dire, i calciatori importanti, di quelli che contano, sono rimasti Lattarulo e Cucciniello, poi tutti giovani, anche se possono attingere, possono attingere in un, sul settore giovanile importante, quindi un lavoro che Martorano sta facendo in maniera, come suo solito, è encomiabile, quindi stanno portando alla ribalta giovani importanti, però hanno creato un mix giusto e stanno comunque trovando una certa continuità di risultati, perché tra pareggi e vittorie la Virtus sta facendo veramente un campionato. Se facciamo, ecco, la differenza di spese, dei costi e di punti con l'Andri, fa capire un poco quanto stia facendo bene la Virtus Avellino, perché tornando all'Andri, è vero che si sono rinforzati a dicembre, ma io sono sempre dell'opinione che sia la delusione del campionato, delusione nel senso che la squadra che era stata composta all'inizio, tutti noi ci aspettavamo quantomeno qualche punto in più, perché comunque aveva giocatori e ha giocatori importanti, qualche punto in più era anche legittimo pensarli, no? Perché all'inizio, ricordiamo, avevano Marino, Manco, Comegna che c'è ancora, Barone, avevano un Barone a centrocampo, insomma giocatori importanti, i due Loreto dietro che ci sono ancora, insomma un organico che secondo me ha tanti punti in meno rispetto a quelli che dovrebbe avere. Se poi ci mettiamo 2.000 spettatori, perché ad Angri si è riacceso il tifo, hanno una struttura, addirittura ci sono i monitor negli spogliatoi, cioè quindi uno stadio, veramente una struttura eccezionale. Quindi tutte queste componenti avrebbero dovuto far sì che l'Angri, insomma, non facesse un campionato del genere. Io, almeno io mi sarei aspettato qualcosa in più. Però ogni anno capita la delusione del campionato, credo che quest'anno sia l'Angri. Poi la Virtus, secondo me, per tutte le vicende societarie che poi si sono verificate, vanno solo elogiati questi ragazzi per il lavoro che stanno facendo. Poi, come diceva Giacomo, quando trovi Merola, magari quest'anno è l'anno dove sembra Remita, trasforma in gol ogni palla che, poi questo giustamente fa la differenza e ti sposta i valori. 16 gol per lui in campionato, capocannoniere del girone. E Clanese e Vico si affrontavano l'ultima della classe contro il Vico, che è una squadra che è partita con forte ritardo, ha 38 punti in classifica, quindi ha quasi raggiunto la matematica salvezza. Le Clanese è in campo per onor di firma, si diverte, D'Andrea mette in rete qualche gol in più, quindi si è sbloccato nonostante la debacle della sua squadra. Giacomo, il Vico recrimina su tante cose, le Clanese è già con il passo nel futuro. Alla fine, nelle ultime 7 gare, queste due squadre, secondo te, le Clanese, vabbè, farà giocare tanti giorni, ma il Vico sarà una squadra che potrà dar fastidio a tutti. Il Vico è una squadra importante, è un organico di primo ordine, sono giocatori con esperti, una forte società, un allenatore che sposta gli equilibri, se mi permette, perché Ferrari è uno che sposta gli equilibri. E possono dare fastidio a chiunque. Io la penso che sia una mini vacante, se non è un obiettivo chiaro e deciso da centrare, oltre a quella della salvezza, di una normale, tranquilla salvezza, lì si svincola moralmente dei problemi, può fare risultato dovunque, come l'ha fatto due domeniche fa Scafati, no? Voglio dire, quindi non è semplice affrontare il Vico. Noi forse, fortunatamente, tra virgolette, l'affronteremo nell'ultima giornata, quando i giochi sono fatti, e speriamo che siano già fatti, è a favore nostro, se no sarà una brutta gara da prendere. Per ultimo e non ultimo abbiamo lasciato squadre importanti, vale a dire Buccino Scafatese, della Battipagliese non parliamo perché purtroppo c'è una crisi molto molto acuta in atto, addirittura si parla che la società abbia denunciato i calciatori, quindi questo fa capire che è qualcosa di importante che sta succedendo a Battipaglia. Dicevamo, Scafatese e Buccino. Del Buccino si parla poco, però è lì a 44 punti, ha una rosa importante, un allenatore di categoria, ha un girone, che non è proprio di ferro, perché ha degli scontri diretti importanti in casa, anche se domenica fa visita al Grutta. Pasquale, si deve stare attento al Buccino. No, ma sicuramente perché è una squadra solida, una squadra, come dicevi, sì, proprio di categoria. Hanno fatto acquisti mirati, hanno preso un allenatore importante, fanno del fattore campo una loro forza, perché
se non erro, perché c'è stato un periodo che non ho seguito bene il campionato in quanto impegnato con l'Albanova, ma credo abbiano vinto anche con Santa Maria Cilento in casa, sì, se non è 2-0. Hanno fatto delle vittorie importanti. È una squadra che veramente ha poi delle individualità importanti, perché è un argentino a centrocampo, credo medaglia un giocatore importante. Blasio, secondo me, è il miglior mediano del campione lì davanti, tu sai stato... quanto lo stimiamo, no? L'abbiamo cercato in passato. Quindi campione è uno dei migliori della categoria. Quindi, una difesa granitica. Un'ola Ietto sta facendo un grande campionato. Ola quantomeno sta dando esperienza e solidità, quindi l'ho visto a Cervinara, anche se qualche chilo in più, però si nota la personalità e la fisicità di questa. Quindi a me a Cervinara ha fatto un'ottima impressione. Il Buccino in casa gioca ancora meglio. Quindi voglio dire, hanno l'organico giusto e possono fare bene. Credo che sia una di quelle che farà i playoff, secondo me. Bene, della Scafatese abbiamo parlato la settimana scorsa, aggiungiamo che si è riagganciata al gruppone, quindi sicuramente della Scafatese è inutile dire i giocatori che ha. Ci tuffiamo nel prossimo turno, proprio iniziando alla Scafatese, iniziando da Pasquale. Domenica c'è Ariano-Scafatese, due squadre che hanno bisogno di punti, più di tutti la Scafatese, mentre l'Ariano aveva cullato, io ne ho parlato spesso al presidente De Rosa, addirittura sogni di cercare di agganciare il Santa Maria, però nelle ultime due giornate le cose non sono andate nel verso giusto, vuoi per tante piccole vicissitudini, vuoi perché c'è qualche giocatore infortunato, però domenica è una gara da vincere a tutti i costi per l'Ariano. Intanto ieri hanno perso una grossa occasione perché meritavano di vincere, ho visto le immagini e meritavano di vincere, Formisano ogni tanto insomma sbaglia anche un portiere importante, anche se sta giocando poco, ieri è rientrato e ha fatto il guaio, il patatrac finale, però può succedere, però nel comodo delle occasioni l'Ariano dove meritava di vincere, però credo che se l'Ariano fa la partita giusta possa vincere tranquillamente con la Scafatese, ma non per i valori tecnici, ma per i ritmi che riesce ad avere quando sono in giornata, che fanno un calcio veloce, un calcio di fatto di freschezza, di brillantezza. La Scafatese che vista a Cervinara, per esempio, è una squadra che soffre questo tipo di calcio, soffre i ritmi alti, ha una difesa molto lenta, quindi potrebbe subire questa, però allo stesso tempo è una squadra esperta, è una squadra che ha giocatori di spessore, e quindi voglio dire, contro la Scafatese ogni pronostico può essere azzardato, perché magari ti vincono dove mai ti aspetti, perché una partita messa sull'esperienza, sulla furbizia, sui valori tecnici, e a Scafati non mancano, perché avere Vacuo, avere Siciliano, voglio dire, sono giocatori di primissimo livello, sono giocatori, insomma, sono un lusso di questa categoria, quindi teoricamente potrebbero vincere dovunque, quindi sulla carta potrebbero vincere anche ad Ariano, però se l'Ariano, ripeto, fa la partita giusta li può mettere in difficoltà, perché ci sono 3-4 giocatori dell'Ariano che quando sono in giornata sono difficilmente, proprio arginarli diventa proprio difficile. Bene, il Lione gioca in casa per cercare la vittoria e uscire fuori dai playout nel prossimo turno. Ultima domanda sull'eccellenza a Giacomo. Giacomo, arriva il Faiano però che è decimato dalle squalifiche, manca Ruggiero, manca Rapolo e manca anche Giordano, match winner della gara contro la Palmese, però non per questo le squadre di Mister Turco vanno affrontate con scioltezza, perché sappiamo quanto è bravo l'allenatore e soprattutto quanto sa far dare ai suoi anche in clima di urgenza. Turco sa vestire la propria squadra del vestito che vuole, quindi sa, se vuole ottenere qualcosa ci riesce abitualmente. Certamente credo che verrà fatta una gara di copertura, perché la vittoria di ieri è stata importante, ha alzato anche il loro morale, quindi è sempre una squadra da temere. Veramente manca qualche uomo importante, come hai detto tu, anche a noi mancano uomini importanti, come c'è da Dino Ligure, da Trimarco, che sta in ripresa, però ovviamente è una partita che c'è il Cervinara, dopo aver vinto a Santa Maria, non può permettersi il lusso di non vincerla. E visto anche gli scontri che ci sono, contemporaneamente, visto, come pensavi tu, dall'Ariano con la Scafatese e Buccini che va a fare visita a Grotta, potrebbe essere un'occasione per il Cervinara di sfruttarla al meglio e agganciare definitivamente il treno dei playoff.
Bene, andiamo a chiudere con l'eccellenza, eccellenza che come abbiamo visto è molto ampia di cui parlare, quindi sicuramente ci ha fatto vedere tante cose, dicendo che è un campionato sempre bello, avvincente e entusiasmante. Noi ci concediamo, diamo spazio alla pubblicità, dopodiché inizieremo a parlare di promozione. Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Siamo tornati in studio per parlare di promozione. Iniziamo dal girone A, dove il Montesacchio vince a Cellola e crede fortemente ancora di più nei playoff, ma ancora di più del Montesacchio ci crede il Puglianello, che è già nei playoff, quindi dimostrazione che le due squadre sannite stanno facendo veramente bene. Si aggiudica il derby la Virtus Godi contro il purtroppo deleritto San Martino. Ai nostri ospiti vado a domandare, campionato quello di promozione girone A, dove tolta la Battistrada Versa, che si è permesso anche il lusso di pareggiare domenica, le altre squadre dietro sono raggruppate e si danno il campo nei playoff, Pasquale? Guarda, io ho avuto la fortuna di seguire un pochettino qualche allenamento, perché l'Albanova si allenava a Lusciano e a Lusciano giocavano diverse squadre, giocava la Versa, giocava l'Aquila Rosanera, giocava anche un'altra squadra del Litorale Domizio che non ricordo il nome, insomma molte squadre giocavano lì e ho visto 3-4 partite e in tutto questo c'è anche una Caivanese in rinascita, un ambiente che è rinato sotto tutti i punti di vista. Ieri c'erano 1000 spettatori a Cardito, quindi voglio dire il big match con la Maddalonese, quindi è una piazza che è ritornata ai suoi fasti. E se ci metti Maddalonese, Caivanese, Aversa, queste sono città
che hanno fatto sempre un calcio diverso, quindi immaginate un pochettino l'importanza di questo girone, perché parliamo di tre. Poi il Montesalchio, che Montesalchio, che a differenza di queste grandi piazze sta facendo un calcio diverso, con giovani, giovani locali, un insomma un progetto diverso, però c'è il blasone, quello non si discute, non te lo toglie nessuno, però per quest'anno queste tre realtà hanno dato lustro a questo girone e quindi si è dimostrato un girone importante. Quindi l'Aversa ha archiviato il campionato già con il mercato di agosto, credo che abbia messo, insomma, avrà messo sicuramente l'ipoteca già col mercato. La Maddalonese sta facendo quello che doveva fare, la seconda, e ci sta riuscendo. Adesso dietro, insomma, bisogna vedere se si fanno questi playoff. Bisogna vedere, però è un campionato entusiasmante, è importante ed è bello vedere che anche in promozione ci sono squadre così importanti. L'Aversa potrebbe fare tranquillamente l'eccellenza. Con l'organico che ha sicuramente. Pasquale, ma la domanda sorge alla Lubrano spontaneo: che ci fa il Puglianello in mezzo a queste squadre? Che ci fa? Ci sta facendo comunque una bella figura, è una squadra che è venuta dalla prima categoria, l'entusiasmo del paese che era all'esordio assoluto in questo campionato. Una brava dirigenza, un allenatore, che conosce insomma i modi come fare insomma i campionati di un certo livello in questa categoria, quindi sono quelle piccole realtà che fanno dell'entusiasmo loro arma e stanno facendo benissimo e il fatto di giocare contro queste realtà e comunque conquistare i playoff dà ancora più un peso specifico a questo lavoro, vanno fatti solo i complimenti. Io vado ad aggiungere anche a mio parere, se non avesse buttato alle ortiche tre gare interne a quest'ora parlerebbe un altro linguaggio. Detto ciò, domenica Giacomo, sabato il Montesarchio gioca in casa, c'è Montesarchio-Villa Literna, vero scontro per i playoff. Sì, ma che Montesarchio sta in netta ripresa, ci crede, io sento i commenti, poi vivo la situazione perché essendo vicino di paese, io penso che Montesarchio, come dicevo io già domenica scorsa, ha tutte le qualità per centrare l'obiettivo. E centrarlo con i ragazzi locali, con il lavoro che Antonio Lombardo sta facendo e la società, è un grandissimo obiettivo, sinceramente parlando. Gioca col Villa Literna, che è la delusa del campionato. In questo momento, anche se ultimamente aveva riagganciato i playoff per una giornata. Campionato, perché è inutile nascondersi, quando tu a dicembre prendi Gennaro Fragiello, prendi Insigne, sì. Adesso c'è Aldo Papa in panchina, qualcosa di più te lo aspetti, e credo che quantomeno l'obiettivo playoff lo debbano raggiungere. In tutto questo il San Martino è già in prima categoria, era giusto fare un campionato di prima o fare la promozione secondo te? Beh, considerando che poi oggi uno direbbe facciamo un campionato di prima categoria con i ragazzi locali, però il presidente Pisanero voleva dotare il paese del rinnovamento della promozione, ha comprato un titolo, voglio dire, quella 3 ore, però ovviamente farlo con quei calciatori senza un organico, gente che si allena raramente, bisogna soltanto lodare Luca Parisi, veramente il ragazzo sta facendo di tutto per tenere a galla un sogno che poi in realtà si è trasformato in incubo. Andiamo a parlare del girone C, dicendo che il Caudino Boscaino ha 10 gol in questo raggruppamento ed è nelle top dei cannonieri, quindi già questo fa capire che Boscaino non è una punta, però stando là fa veramente la differenza. Nel girone C chi è il vero cannoniere del raggruppamento si chiama Diego Zerillo, per lui 19 gol siglati fino ad ora, però il Lions non riesce ad essere primo in classifica, rifila 6 gol alla malcapitata Forza e Coraggio, si rilancia, ma il Saviano, dopo aver perso in casa del Baiano, vince 2-0 con la Bisaccese e si mantiene a dovuta distanza. Pasquale, il Lions è una squadra costruita per vincere, così come il Saviano, per carità, così come il Solofra, però il dietro Mugnano. Sta arrivando il Mugnano, sta arrivando l'FC Avellino, che è una sorpresa positiva, e c'è il Baiano. È una lotta bella agguerrita. Caro Tenuto ha cominciato a crederci un poco tardi con l'avvento di Biancolino, hanno cominciato a fare le cose serie un pochettino in ritardo rispetto alla programmazione, sì, quindi, però il discorso campionato voglio dire è un pochettino distante. Io credo da Irpino
sono un pochettino dispiaciuto, rammaricato per come il Mons Lion ha buttato alle ortiche delle occasioni incredibili. Perché ha pareggiato a Montoro, perdeva fino al 94esimo a Montoro, l'ultimo in classifica, poi è riuscito a prendere un punto e poi ha perso in casa con Mano Calzati. Metti quei 5 punti buttati veramente alle ortiche, è vero che col senno di poi, ma sono partite che per una seconda in classifica che ambisce al primo posto, veramente non sono punti pesantissimi che poi alla fine saranno sanguinosi, insomma, no, se vogliamo, per la lotta al campionato, perché il Saviano aveva concesso quell'occasione, aveva perso in casa contro il Mons proprio contro di loro, e quindi si era aperto uno spiraglio, poi aveva riperso a Baiano, che è un campo difficile da sempre, quindi ti aveva rifornito un'altra occasione, aveva dimostrato di essere alla pari vincendo in casa loro, poi perdi in casa col Mano Calzati e c'è da rammaricarsi. Il gioco dei playoff, incontrare il Mugnano, se riesce a centrare, poi i playoff, con i playoff poi è normale che si azzera tutto, no? E perciò si chiama lotteria dei playoff, perché è veramente una lotteria, però io credo che il rammarico sia grande. Ripeto, da Irpino sono dispiaciuto, sono anche tifoso del Mons Militum, perché comunque oltre ad essere Irpino ci sono tanti amici che giocano lì e mi dispiace che abbiano perso questa occasione così importante. Andiamo a chiudere questa trasmissione con un'ultima domanda proprio a Pasquale. Pasquale, abbiamo parlato di chiusura del campionato, però io vedo una cosa diversa, perché il Saviano domenica va a Ponte. Il ponte di Antonello Mauro, se al completo, può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, quindi potrebbe riaprirsi all'improvviso il campionato. Sì, appunto dicevo io che io non ho detto che il campionato è finito, però dico che era proprio l'occasione per agganciarlo questo campionato. Però, ripeto, se hai perso punti col Mano Calzati, poi comincio a pensare che potrebbero perderli anche loro, magari a Baiano o su un campo difficile come col Carotenuto, insomma, perché ripeto, certe sconfitte poi restano. La fortuna è che hanno incontrato subito la forza e il coraggio che è allo sbando, però ripeto, secondo me certe sconfitte come quelle con Mano Calzati lasciano il segno, lo lasceranno anche quando alla fine del campionato ti fai un compito finale del tuo lavoro, e quello sarà il rammarico, il neo della stagione. Quindi sicuramente è tutto aperto, speriamo che il Ponte possa fare un piacere al Mons Militum. Giusto, volevo soltanto sottolineare la giornata di solidarietà che Teleton 5 aprile sta organizzando presso il Caladium Sport, cioè per tutte le associazioni di Cervinale sportive, contemporaneamente a questa giornata di beneficenza e solidarietà. Un plauso a Lorella De Simone, l'organizzatrice di Cervinare, e a Ciro Punzio, che è il volontario che è riuscito a raccogliere una somma importante l'anno scorso. E Cervinare sarà presente con i propri calciatori, con la società, insieme alle altre associazioni di Cervinare, e cerchiamo di valorizzare questa giornata che è importante per tutti. Bene, dopo le parole di Giacomo, il 5 aprile è una giornata importante, lo sottolineeremo anche nelle prossime puntate. Andiamo a chiudere. Ci sarà proprio un'etichetta del Teleton sul campo del Cervinale, apposta per sensibilizzare un po' le persone. Bene, andiamo a ringraziare Pasquale Ferraro per la sua collaborazione, soprattutto per la sua venuta alla nostra trasmissione. Ringraziamo Giacomo per il ritorno a Turnover, la regia con Gianfranco Marchese, Mario Melisi. Franco Pitaniello vi dà appuntamento alla prossima con nuove tematiche, nuove immagini e soprattutto tanto calcio dilettantistico. Buonasera e arrivederci. Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Vive stai con me sotto la luna brilla mamma.